Allora, vediamo un po'. Buonasera a tutti, se c'è qualcuno, vabbè, non credo ci sia nessuno, visto che Davide sta là fierissimo su tre cose che non sa fare, tre esercizi, bravissimo Davide. Eccolo qua, sperando che l'audio del gioco e l'audio della voce siano proporzionali, cioè si senta. Vabbè, comunque, proviamo il gioco innanzitutto. Non è questo. Sperando che si veda, nulla. Ok. Dovrebbe vedere. Questo è un gioco che si chiama The Thing, la cosa in italiano, che è ispirato al film horror dell'84, mi pare, non mi ricordo, 84, 87, non mi ricordo l'anno. Cinema italiano, ovviamente. Allora, postazione di gioco, icone su schermo, vibrazione, menu. Indicatore salute colpito. Tutorial. Ma ci sono, Davide, ci sono, stai tranquillo. Ma quindi c'eri, Davide, non ho capito. Scusa, se ci sei, dimmi com'è l'audio, se va bene. Vai, vai, grazie, tutto a posto. Ma quindi ci sei? Non ho capito, fammi capire. Va bene, va bene.
Quindi mi tieni in sottofondo, dai, eh? Almeno dai, dirò qualcosa, dai. Manuale da campo. Comandare la squadra, dare armi. Ok. Comandare la squadra. Dare le armi. Puoi distribuire oggetti alla squadra. No, puoi distribuire oggetti alla squadra accedendo al menu squadra. Seleziona quindi il membro della squadra con cui vuoi interagire e poi scegli l'opzione dai a membro della squadra. Comparirà la schermata dell'inventario delle armi. Potrai così distribuire armi e munizioni al membro della squadra prescelto. Ok. Prendere le armi, puoi prendere gli oggetti dai membri della squadra accedendo almeno squadra. Seleziona quindi il membro della squadra con cui vuoi interagire e poi c'è l'opzione di armi, munizioni, rimane presa l'arma per le date all'inizio. Dare gli ordini, puoi impartire ordini diversi ai membri della squadra. Utilizzando. Utilizzando il menu squadra. Allora, poi. Ma si vede? Ok. Puoi impartire ordini. Mi senti, Davide, tu? Puoi impartire ordini diversi ai membri della squadra utilizzando il menu squadra. Da qui puoi dare un comando di gruppo a tutti i membri della tua squadra, ordinando loro di stare fermi o di seguirti. Dal menu personale del membro puoi invece impartire questo genere di comandi a un singolo individuo o inviare una locazione a te identificata. Per dire al tuo gruppo cosa fare, accedi al menu squadra e seleziona l'opzione gruppo sta fermo barra segue. Oppure seleziona il membro specifico e impartisci il comando nel suo menu personale. Per ordinare a un membro di recarsi in una locazione particolare, accedi al menu squadra, seleziona il membro con cui vuoi interagire e scegli l'opzione vai a. Apparirà un elenco di luoghi da te visitati, seleziona uno per inviarci. Ok. Ti sento, ok. Seguire o stare fermo e fare la guardia. In ogni momento puoi ordinare a un membro della squadra o all'intera squadra di seguirti o di stare fermo. Se chiedi ai membri della squadra di seguirti, questi eseguiranno semplicemente il tuo ordine. Se chiedi ai membri della squadra di stare fermi, resteranno dove si trovano. In ogni caso, se chiedi loro di stare fermi e questi sono in possesso di un'arma, faranno automaticamente la guardia alla zona circostante. Perfetto. Icone su schermo. Le icone su schermo sono uno degli strumenti attraverso i quali i membri della squadra comunicano con te. Qui sono riportate le diverse icone e il loro significato. Icone di fiducia paura. La mia fiducia è passata da alta a bassa. La mia fiducia è passata da bassa a zero. Ok, questa è la fiducia alta a bassa. Da bassa a zero. La mia fiducia è passata da bassa a livello nemico 1. La mia fiducia è passata da bassa a livello nemico 2. La mia fiducia è passata da bassa a livello nemico 3. Ora vedo il giocatore come un nemico. La mia fiducia è passata da 0 a bassa. La mia fiducia è passata da bassa a alta. La mia fiducia è passata da alta ad amico. La mia fiducia è passata da amico ad alta. Vabbè, sì, dai. La mia paura è passata da pericolo a livello collasso. La mia paura è passata da pericolo a livello collasso 2. Ma questi sono tutti indicatori, cioè è un survival praticamente di. Ok, vabbè, dai. Capito. C'è altro, aspetta che ho fatto. Informazioni varie. Questo è per parlare. Questo nemico individuato. Ah. Sto perdendo le forze. Faccio sempre così, mamma mia. Icone d'azione. Sto per perdere i sensi. Minimo, si dà la salute minima. Ho bisogno di munizioni. Posso intraprendere un'azione, sono ingegneri. Fiducia. Okay. Sinopsi. Se i membri della squadra non si fidano di te, si asterranno dall'eseguire gli ordini che impartirai a loro. Se perdessero completamente la fiducia, potrebbero persino spedirti all'inferno. I membri della tua squadra non sono robot senza cervello. Si sono appena ritrovati nel mezzo di un incontro alieno e le loro vite dipendono dalla capacità di riconoscere un mostro che sembra, agisce, parla, cammina e odora come un essere umano. Per questo osserveranno attentamente le tue azioni e reagiranno a qualsiasi tuo errore. Ti sottoporranno a delle prove e non collaboreranno finché non saranno certi che tu sia un essere umano. Dovrai fare in modo che si fidino di te affinché cooperino. Causa di perdita. Puoi perdere una piccola quantità di fiducia se colpisci un membro della tua squadra in combattimento, oppure se i membri della tua squadra vengono attaccati e tu non prendi parte al combattimento. Puoi perdere una media quantità di fiducia se costringi un membro della squadra a intraprendere un'azione puntandogli un'arma alla testa.
Coercizione, oppure se gli togli un'arma. Puoi perdere una grande quantità di fiducia sparando a un membro della squadra al di fuori di un combattimento. Oppure se i membri della squadra testimoniano che hai ucciso uno dei tuoi uomini al di fuori di un combattimento. Cause di guadagno. Io sto leggendo adesso perché, cioè, mi devo capire un attimo il tutorial perché mi sa che è un gioco complicato di, non so, però non è che, forse potrei anche capirlo già in gioco, però. Cause di guadagno. Puoi guadagnare una piccola quantità di fiducia da un membro della squadra curandolo, dandogli delle munizioni, oppure se vieni visto attaccare delle cose. Puoi guadagnare fiducia in vario modo, da un qualsiasi membro della squadra, dandogli un'arma, la quantità di dipende dall'arma. Armi più grandi forniscono maggiore fiducia. Puoi guadagnare una grande quantità di fiducia se vieni visto uccidere un membro della squadra infetto o una cosa di grandi dimensioni. Oppure se ti fai l'esame del sangue davanti ai loro occhi. Ok, paura, sinopsi. Qua c'è ancora molto. Minchia, quanta cazzo di roba c'è. Ciao. Nuova partita. Appuntamento Thor. Ah, è la. È il livello di Thor. Cioè, beh, mezzo normale. Tolbe. Ha detto. Ma in inglese quindi il doppiaggio? Vabbè. È in English on the road. Siamo in Antartide, sì. In Antartica. L'elicottero nella tempesta. Ah, in italiano. Non buona. Cosa vede? Oddio. Non sta maledetto niente in questa bufera. Ha trovato qualcosa? Allora, il trasmettitore è rotto e ogni cosa è a pezzi. Cosa vuol dire? La base è distrutta, colonnello. Sembra che ci sia stata un'enorme esplosione. Cercare degli indizi non illudersi e ritrovare un ago in un pagliaio. Ricevuto. Vada in ricognizione. Veda di trovare qualcosa che ci possa aiutare a capire cosa è successo. Ma scusa, Posso provare a mandare un elicottero nel giro di un'ora, ma non ho quasi più visibilità. Ha detto Il che cercare contatto con la nostra indizi è zona non è buono. impossibile. Ok, farò rapporto appena possibile. Ricevuto. Intanto controllerò il gruppo Alpha. Oh. Ah, Blake, si ricordi che ci sono 40 gradi sotto zero là fuori. Sappiamo entrambi che il freddo spesso tira brutti scherzi. Tenga unito il suo gruppo e mettetevi al riparo appena possibile. Ok. Ricevuto. Passo e chiudo. Qualche slow. Oddio, questo è il nostro personaggio. Consigli, mentre attraversi i primi 4 livelli compariranno dei messaggi come questo per spiegarti le diverse fasi di gioco. Puoi saltarli premendo il tasto triangolo oppure disabilitarli premendo il tasto start per richiamare il menu di pausa. E poi selezionando opzioni, da qui potrai disabilitare. Vabbè, con questi ti insegneranno come giocare, dunque è meglio se li leggermi una volta. Ok, sì. Esposizione al freddo, ci sono 40 gradi sotto zero in Antartide, quindi se sei all'aperto soffrirai il freddo. Un indicatore nella parte inferiore dello schermo di colore blu ti mostrerà quanto tempo ti rimane prima che il gelo cominci a influire sul tuo livello di salute. Durante la partita ti verranno assegnati degli obiettivi, questi compariranno nell'angolo superiore destro dello schermo e possono avere differenti colori. Il testo in verde indica un obiettivo ancora attivo, mentre il testo in arancione indica un obiettivo ancora da completare. Puoi controllare lo stato di tutti i tuoi obiettivi premendo il tasto Select per accedere al menu Chiavi, Documenti e Obiettivi. Una volta in questa schermata. Okay. Recupera prove e salva i sopravvissuti. Tieni in vita il gruppo. Ok, così si mira.
spara, preso uno con. Oddio! Ma che movimenti sono? Aspetta. Aspetta, aspetta. Comandi. Perché l'avevo messo prima. Proviamo questo. Ma perché il primo non mi attizza tanto, eh. Oh, va bene, questo. No. Sto sprecando. Quindi da qualche parte in questo posto c'è la creatura che è un essere umano, cioè c'è la cosa che si può trasformare in e tu contatto! No, no, non voglio perdere fiducia, non ti ho puntato nulla alla testa. Intanto controllerò il gruppo Alfa. Blake, se devi riparare qualcosa, devi aggirare qualche sistema, allora sono il tuo uomo. Se qualcuno di voi viene ferito, raggiungetemi subito e vi darò una mano io. Non ho intenzione di tornare con dei cadaveri. Sono pronto e carico. Sono pronto a riempire di piombo. Bene, mi sento al sicuro. Con la mia squadra andrò dappertutto. Comunicazione con i membri della squadra. La tua squadra è composta da tre differenti classi, distinguibili dal diverso elmetto. I soldati indossano sempre un elmetto mimetico, che sarebbe l'uomo di colore. Il GG, il Mech di Predator. Gli ingegneri non vanno da nessuna parte senza il loro fidato berretto. Infine, i medici amano infilarsi in testa un bel cappello caldo con una croce rossa davanti. Livello di fiducia, sì, vabbè, questo l'ho letto. C'è qualcosa. Ok, questo è il mio inventario. Oh, oddio! Questo è l'inventario di squadra. Vai a prendi armi e munizioni. No, ma. Aspetta, puoi prendere un. Ah no, la prendo io a lui, però. No, no. Non vi voglio togliere niente. Scatole di derivazione semplici, suggerimento. Ogni volta che vedi l'icona a forma di mano, significa che puoi seguire un'azione premendo X. Per cui fai attenzione quando esplori l'ambiente o interagisci con la tua squadra. La scatola di derivazione di fronte a te è di tipo semplice. Avvicinati fino a quando non compare un messaggio che ti avverte delle norme della scatola. Vedrai inoltre l'immagine di una mano e una barra gialla nella parte inferiore dello schermo. Significa che puoi riparare tu stesso il contenuto. Per riparare, prendi il tasto. La barra gialla si aprirà rapidamente. Quando sarà piena, le operazioni sono migliori. Vuole lasciare il tasto X. Smettere. Vabbè, mo vedo, mo vedo. Cos'è questo? Ah, questo è il coso della porta? Quando il tuo livello di salute è basso e uno dei membri della squadra è stato ferito e si trova al prossimo alla condizione uomo a terra, ovvero in ginocchio sanguinante, accompagna il medico nel tuo rimane e gli cura. Va bene, ma. Oi. Dio. Medico. Curami. Ma me vai curando? Oh, mi serve una mano, medico. C'ho una pistola e dei caricatori. Qua. Ah, altre munizioni del. Si può ricaricare? Però qua ci stanno delle munizioni, quindi. Brociolo. Fiducia in soffitta. Stai scherzando? Beh, la do a te. Ma non l'arma. Sì, ma io voglio la fiducia del soldato.
Cazzo. Ti do la pistola. Le emozioni. Posso dare ordini ora? Ah, perché gli avevo tolto l'arma. Che cosa stai facendo? Scusami. Ma nessuno può prendere queste munizioni? Scusa? Ce ne stanno ancora. Che cazzo vuole? Dai, dai almeno. Che vuoi? Che vuoi? Bene. Ah, cioè, te l'ho data la pistola, ma tu non avevi un mitra. Vabbè. Ma solo perché gli hai puntato il fucile in testa? No, perché gli ho levato l'arma per sbaglio. Cioè, gli ho ordinato di darmi l'arma. Poi gliel'ho ritornata e si è rialzato. Ok, mi sa che qui non c'è più nulla. Madò, mi sono cagato addosso. C'è qualcuno? Andiamo, ragazzi. Ah, qui fa freddo. Dov'è la cosa? Chi c'è? Chi va là? I gessi? Ci sono impronte. Sangue. Merda, sangue. Andiamo avanti, signori. Andiamo avanti un cazzo. Per di qua, signore. Porte chiuse. Non tutte le porte richiedono la riparazione della scatola di derivazione. Alcune sono solo chiuse a chiave. La porta di fronte a te è una di queste. Avrai bisogno della chiave per aprirla. Questa potrebbe trovarsi nelle vicinanze o piuttosto distante, su un tavolo e nelle mani di un cadavere. Una volta trovata la chiave, torna alla porta e questa si aprirà automaticamente. Suggerimento: la chiave di questa porta è nascosta da qualche parte sottoterra. E mi dici pure. Minchia, sottoterra! E mi dici pure era suggerimento. Però abbastanza grandicello sto posto, bisogna dire. Scusa. Sono caduto nella Merdinskin. Ah, ok, siete venuti. Posso ordinare a uno di questi cretini di. Dai, tu che non hai molta fiducia. Vai a. E non andare